Un sollecito ai lavori urgenti di rimessa in sicurezza della strada di competenza della provincia arriva anche dagli imprenditori della Val Furva attraverso il loro portavoce, l'avvocato Trabucchi, perché la preoccupazione cresce. Innanzitutto, buonasera, avvocato Trabucchi. Buonasera a lei e a tutti i telespettatori. Qual è il clima che si respira lì in questa valle tra gli abitanti della Val Furva? Ma è evidente che la preoccupazione è ancora molto forte, legata soprattutto ai tempi di esecuzione dell'allargamento del vallo, perché sono i lavori decisivi, in quanto solo questo tipo di intervento consentirà l'apertura della strada provinciale. Quindi ha sollecitato a suo tempo gli operatori, i cittadini di Val Furva, il brillamento dei massi e l'intubamento delle acque. Gli stessi operatori economici già dal mese di agosto avevano evidenziato la necessità e la priorità di questi due interventi. Ora però occorre partire con il vallo, con l'ampliamento del vallo, e non abbiamo, come dire, elementi né notizie certe o rassicurazioni su questo inizio. E questo elemento di incertezza o di non conoscenza determina, come dicevo, una forte preoccupazione, perché ci rendiamo tutti conto che sono giornate assolutamente decisive. Basta, come dire, non iniziare i lavori tempestivamente, che siamo già nel mese di ottobre, e sappiamo bene che dopo poco le temperature si abbassano. Questo certamente può consolidare il versante franoso della Rinonna, ma determina anche un problema poi di transitabilità sulla strada cosiddetta d'emergenza, e quindi Santa Caterina rischia ancora l'isolamento. È una preoccupazione che abbiamo, non c'è al momento nessun allarmismo, però noi abbiamo chiesto a fine mese un momento di verifica sia con il comune di Val Furva, al quale abbiamo chiesto un incontro, sia con tutti gli enti coinvolti, a cominciare oltre che dal comune, alla comunità montana, alla provincia, alla regione, perché, ripeto, il momento adesso di qualche decisione tempestiva bisogna fare certamente bene, con la massima sicurezza possibile, ma anche tempestivamente, quindi bene in fretta. E gli operatori, come tutti i cittadini, adesso si attendono veramente risposte precise e puntuali. In questo momento una ditta sta già lavorando sul posto, ma per quanto riguarda le procedure d'urgenza che dovrebbero essere adottate per accelerare questi lavori, che cosa ci può dire? È stato fatto qualcosa? Ma questo non lo so di preciso, so che la provincia con i propri tecnici e consulenti è impegnata in questo tipo di verifica formale, che, ripeto, va svolta in maniera molto tempestiva. A nostro avviso certamente devono essere adottate procedure di urgenza, altrimenti non riusciamo ad arrivare all'obiettivo. Io mi permetto di evidenziare, senza per questo dare indicazioni o consigli a nessuno, è una sottolineatura, credo, studiata, approfondita dal punto di vista, dicevo, formale. Ricordava la presenza in loco di un'impresa, è l'impresa appaltatrice della galleria di 300 metri, lavori che sono iniziati e si sono interrotti stante questo periodo di emergenza. Io credo che la provincia farebbe bene ad approfondire la possibilità formale di affidare a questa impresa, già in loco con tutti i macchinari e che già conosce, diciamo, tra virgolette, il luogo del delitto, iniziare a fidare i lavori dell'allargamento del vallo, perché questo certamente consentirebbe un'accelerazione, forse decisiva, nell'interesse di tutti.